Nelle politiche dei paesi riceventi, tuttora il rientro viene incentivato come una risposta alla povertà degli immigrati, soprattutto in tempi di crisi. Ci ha provato la Spagna, ci prova l'OIM, un po' ci prova anche l'Italia, a cercare di incentivare il ritorno degli immigrati in questo periodo dicendo: c'è la crisi economica, perdono il lavoro, perdono la casa, ma è meglio che tornino al loro paese, diamogli qualche soldo. Questo disegno si scontra con la psicologia dei migranti, i quali generalmente non vogliono tornare da falliti nel contesto da cui sono partiti, non vogliono tornare a testa bassa e con vergogna nei luoghi che hanno lasciato con speranza e orgoglio. Infatti i risultati sono sempre fallimentari di politiche di questo genere. Leggevo qualche giorno fa che veniva presentato come un dato di grande successo il fatto che 1000 immigrati abbiano cercato in Italia di tornare indietro con i fondi per il rientro. Stiamo parlando di 1000 su 5 milioni, vuol dire zero. Se facciamo la tara di quelli che sono arrivati alla pensione, di quelli malati purtroppo o di altre situazioni che hanno incoraggiato il rientro. Allora bisogna cambiare logica e cominciare a dire: il rientro viene visto bene dall'immigrato quando lui ha successo e quando può tornare con speranze di miglioramento ulteriore nel suo paese d'origine, tipicamente quando lui ha messo da parte qualche risparmio e dall'altra parte c'è un contesto economico positivo e che fiorisce, che consente di valorizzare degli investimenti. Ecco, allora è in questo senso che io vedo il cosviluppo come una prospettiva vincente, interessante, significativa. Contesto dinamico del luogo di destinazione, cioè il paese d'origine degli immigrati, in cui possano mettere al servizio dello sviluppo le risorse, i saperi, le esperienze che hanno accumulato nell'emigrazione. Idealmente situazioni che favoriscono questi contesti di vantaggio reciproco sono quelle in cui c'è anche poi un interesse del paese di immigrazione, un interesse del nord del mondo nel incentivare e favorire processi di rete e sviluppo economico nel sud del mondo. Allora ci sono esperienze in cui si fondano delle filiali commerciali, in cui il migrante diventa un tramite per l'esportazione di moda o di altri prodotti dell'industria del cibo, dell'industria italiana. Oppure il migrante attiva dei laboratori, delle realtà produttive che possono poi immettere dei prodotti nei mercati del nord globale. Ecco, quindi non stiamo inventando qualche cosa, ma si tratta di perfezionare, di favorire, di accompagnare dei processi che talvolta spontaneamente già si sviluppano.